chiacchierando di Craft, che verrà filmato mezzo qui, mezzo lì, mezzo su, mezzo giù, per cui sarà un gran casino, ma tanto ci siete abituate. Allora, oggi è il 2 di ottobre sul filo di lana, perché spero di riuscire a montarlo contro questa sera. Domani 3 di ottobre esce il mio modello per il blog hop di Soma, su Whims and Fancy, mi pare si chiami, ed è solo paper piecing di Halloween, per cui c'è un modello diverso per ogni giorno del mese. Sono 31 modelli di Halloween e il primo ieri era su un pipistrello deliziosermo, veramente. Il mio ho faticato incredibilmente per riuscire a fare qualcosa di originale e sono molto molto soddisfatta del risultato finale. Sono anche riuscita a farlo in due versioni, una più semplice e una un pochettino più complicata, in modo che se uno ha fretta ma vuole farlo comunque non dovrebbe avere difficoltà, è un blocco veramente che si fa rapidamente, anche quella, la versione più semplice, e anche quello complicato non è niente tale comunque. Alle mie spalle il corac di mia mamma, che ha finito, l'ho sposto. Allora, il corac l'abbiamo visto a Vicenza già un anno, due anni fa, ed era molto più geometrico ripetitivo, ci era piaciuto moltissimo. Il loro era, mi sembra, di colore di verde su un tono di fondo di marrone ed erano piccole forme geometriche ripetute, tutte quante uguali. Io lo volevo fare dei turchesi su fondo viola e fermo sempre lì a due blocchetti. Lei invece l'ha finito, l'ha fatto molto più fantasioso e complicato. Come vedete sono dei blocchi geometrici di ogni genere e tipo che si vanno a incastrare. Qua sul fondo è il bordo finale, eccolo qua, che mi piace particolarmente. Mi piacciono anche questi blocchi qua sui lati che vanno a incastrarsi verso il centro. Ed è, adesso è finito, per cui molto soddisfatta. E l'altra cosa che sta facendo è un quilt con i mosaici di Venezia, che magari vi mostro dopo perché è ancora disteso sul letto e quindi è un po' difficile da mostrarvi stavolta. Ho consegnato la coperta delle girandole per i mille colori per l'Abruzzo, mille colori per l'Emilia, che è il secondo progetto per il terremoto che appunto Roberta Sperandio sta organizzando per raccogliere quilt da portare ai bambini, appunto non all'Abruzzo dove è stato il terremoto qualche tempo fa, ma per il terremoto dell'Emilia. Al momento non aveva ancora molte adesioni, ma le stanno arrivando adesso per fortuna un sacco di adesioni di persone che hanno scoperto del modello, del progetto più tardi e che volevano partecipare. Quindi se non ne sapevate ancora niente o se non avete avuto tempo durante l'estate ma ancora avete voglia di provare a fare questa cosa, e la scadenza è verso la fine di novembre, primi di dicembre a questo punto, per chi scopre solo adesso del progetto, e quindi fatelo perché è di una gran soddisfazione. Poi un quiltino per bambini è 120x150 circa le misure, è rapido, si fa senza grossi problemi, senza grosso dipiego di tempo e di stoffa, e dà una gran soddisfazione. Il mio l'avete visto, è con le girandole. Se vi piace quello, c'è anche giuppette da qualche parte, metteremo il link, c'è anche il tutorial, il passo passo per farlo, per cui ve lo fate tranquillamente. E secondo me è un bel progetto e vale la pena di partecipare, per cui fateci un pensierino se non l'avete ancora fatto. Che altro vi racconto? Io di cucito è una 2 settimane che non faccio assolutamente niente perché ero via e sta settimana ho avuto comunque da fare, e l'unico cucito che ho fatto è stato per il blocco appunto che viene presentato domani, per cui ancora oggi non ve lo mostro, a parte che non ce l'ho neanche qui, ce l'ho a casa su, però ho una pila di robe da cucito che dovrei fare, compreso gli ultimi 3 blocchi, sono diventati ben 3 blocchi, mamma mia, sì, di There and Back Again, 2 o 3 blocchi, e questo mese sarà l'ultimo, per cui bisogna assolutamente recuperare se non si resta indietro. E poi che altro vi dico? La piccola peste di gatto sta crescendo, è una delizia, bello ciccio che non vi dico, ronfoso che non vi dico. Vi metto le foto sul fondo, vi metto anche un po' di foto del casentino dove sono stata, un'esperienza veramente molto bella. E siamo stati per il censimento dei cervi al Bramito che viene organizzato dal parco del Casentino, e è una 3 giorni praticamente, sempre in questo periodo di fine settembre praticamente, coincide ovviamente con il periodo in cui ci sono i richiami dei cervi. I cervi maschi tengono vicine le proprie femmine con un bramito particolare che viene chiamata tosse, che è tipo appunto una specie di tossio,
E poi lanciano richiami agli altri maschi per avvertirli di qual è il loro territorio, di dove non devono avvicinarsi. Per avere una stima di quanti animali sono presenti nel parco con una maniera che non sia invasiva, quindi senza dover fare delle cacciate raccogliendoli in una zona che stressa molto gli animali, e viene fatto questo censimento ascoltando in vari punti di ascolto il numero di animali che bramiscono durante certi orari della sera, per cui noi eravamo nel mezzo di un bosco, un bellissimo bosco, perché il Casentino è veramente una zona, se avete l'occasione, da visitare, perché è una cosa spettacolosa. Eravamo nel mezzo di un bosco, io la prima sera ero con un cacciatore e sono poi stata anche promossa veterana, quindi quella che segue in maniera più responsabile il censimento. La seconda persona è un newbie, un volontario nuovo che quindi non ha esperienza e può essere assolutamente di qualunque tipo di lavoro, occupazione, età, eccetera. Ho visto veramente persone di ogni genere e tipo, quindi se vi incuriosisce potete farlo anche se non avete nessun tipo di esperienza a riguardo. E la seconda volta era appunto per dirvi, ero insieme a una ragazza dell'Iran che studia cinema a Bologna, giusto per dargli idea, cose completamente diverse. E nel mezzo del bosco sentire questi cervi che lontano ti chiamano è veramente un'esperienza emozionante. Per cui vi metto un po' di foto anche di quello sul fondo, le foto del gatto. Che altro vi devo dire? Che fra un po' di giorni ci sarà la fiera di Vicenza, appuntamento a cui ci prepariamo con particolare entusiasmo tutti quanti. E io ci sarò giovedì e venerdì, e venerdì, dietro richiesta di qualcuno, pensavo di fare un piccolo incontro, non so se vi sembra, pensavo in orario di pranzo, perché è sempre il momento più così semplice, anche per chi magari deve andare via prima, o arriva tardi, o ha un corso, o qualche cosa, che si può fermare più facilmente durante l'ora di pranzo. Pensavo nella parte centrale, dove c'è al solito la zona un pochettino più tranquilla, dove l'anno, la primavera scorsa c'era la parte sul cake design. E c'è un bar, ci sono le toilette, di solito ci sono quelle grandi poltrone che sembrano dei funghi rovesciati bianchi, per cui pensavo di incontrarci lì in orario di pranzo, tipo non so, l'una, il venerdì. Fatemi sapere se vi sembra il caso, cosa ne pensate, e questo qua. E dopo non mi sembra di dovervi dire altro. Era venuto in mente, ah sì, giusto, Carol mi chiedeva dei corsi perché mi ha detto che voleva informarsi visto che ne avevo parlato, eccetera, eccetera. Allora, i corsi a Vicenza sono di due tipi diversi. Ci sono quelli che sono organizzati dai singoli stand, quindi ogni stand organizza qualche cosa, sono di solito a pagamento in questi casi, oppure sono delle dimostrazioni che vengono fatte durante tutta la giornata, per cui, non so, per dirvi, la Clover, che fa tutti quanti quegli aggeggi per fare i pompon, i fiorellini, eccetera, fa tutta una serie di dimostrazioni durante la giornata in cui fa vedere come funzionano. Si passa, si guarda e si va via, non c'è bisogno di prenotarsi e niente. Oppure altre, tipo piccoli hobby, che mi sta molto simpatica, la ragazza che fa i soutache, lei, la Marta Zanzottera, fa dei corsi, questi sono a pagamento perché ti dà anche il materiale, per esempio. E possono essere o in vari orari della giornata da prenotare prima o meno. E questi si vedono solamente sul sito di Abilmente, nella sezione corsi, che non mi sembra che al momento sia ancora attiva, tra l'altro. Lì vengono divisi per giornate e fascia oraria, per cui vi guardate il giorno in cui ci siete, l'orario in cui vi può andare comodo, e vengono messi tutti quanti. Se spesso e volentieri dalla descrizione non si capisce assolutamente che cosa sia, perché per dirvi si chiamano il fantastico progetto degli gnomi, che potrebbe essere qualunque cosa, da un cappello a una borsetta, a un braccialetto. Spesso e volentieri, se poi voi andate a cercare il nome del negozio che fa la presentazione, il corso e quello che è, trovate di solito il sito di quel negozio dove spesso ci sono le foto. Per cui è un buon sistema per riuscire un po' a raccapezzarsi su che cosa effettivamente si fa. Spesso vanno appunto prenotati, però è sempre segnalato. Poi ci sono degli altri corsi che sono quelli che vengono fatti dagli stand principali, che sono quelli che un po' fanno parte dell'organizzazione, fra virgolette, per esempio la Bernina,
e le altre di macchine da cucire che hanno la zona centrale, gli atelier li chiamano, l'atelier di patchwork, l'atelier di ricamo, eccetera. Questi sono quasi sempre gratuiti, sono a numero chiusissimo perché appunto. E vengono fatti anche quelli in vari orari, pubblicati anche questi sul sito di Abilmente, dove io però non li ho ancora visti in questo momento. Credo che siano un po' indietro. Chiedevo anche alla mia amica Susanna, che di solito è brava a trovare tutto sui siti. Credo che siano rimasti abbastanza indietro e ancora non li abbiano segnalati. Però anche lì, nella sezione atelier, di solito ci sono i vari corsi. Stesso principio, li andate a guardare, eccetera. Vi conviene prenotare se credete di esserci e casomai dare la disdetta la mattina o dare uno scuro di telefono e dire mi spiace, guarda, perché non riesco, perché i posti sono veramente pochissimi e a noi è successo svariate volte di restare fuori e non riuscirci. E direi che sia tutto per i corsi. Io quest'anno ho visto solamente la Bernina che aveva qualche corso, però vi faccio il conto che erano tipo 5 posti per ogni turno. 2 o 3 turni al giorno, per cui potete immaginare che sono stati riempiti immediatamente. E direi che per la parte girata adesso sia tutto. Se vi viene in mente altro lo giro su a Opicina, tanto saltelliamo come delle pulci impazzite in questo posto. E comunque vi bacio e vi saluto. Ah, e vi ringrazio tutte quante, mi stavo dimenticando, grazie mille mille a tutte quelle che hanno pubblicizzato o messo il loro link per il mio Io Cucino Italiano, perché era un progetto a cui andavo molto così, ero molto legata, mi faceva molto piacere di riuscire a raccogliere un poco di quilters e in generale crafters di cucito italiane, e adesso siamo arrivati oltre 35, che mica male in pochi giorni, per cui grazie, continuate a pubblicizzarlo se potete, e vediamo di radunarne tanti tanti per far vedere che non abbiamo da invidiare niente a nessuno noi. Baci, ciao! Rapido aggiornamento perché ho fatto talmente tardi ieri sera che non sono riuscita a caricare il video. Sono andata al cinema a vedere L'era glaciale, tra l'altro che era delizioso, lo consiglio. Così vi mostro il piccolo ratto, che come vedete è cresciuto. Continua ad essere assolutamente adorabile, però ecco appunto. E poi vi mostro, visto che oramai è mercoledì e quindi è uscito anche sul sito, il mio modello per il blog hop di Halloween. Ecco, appunto. Qui vedete l'artiglio crudele e qui vedete l'artiglio crudele. Allora, cercavo disperatamente qualcosa di originale, anche perché 31 modelli sono tanti su Halloween e sicuramente appariranno un sacco di zucche, fantasmi, streghe e gatti neri o meno. Per cui volevo qualcosa di diverso e mi sono ricordata che la cosa che secondo me è più spaventosa al mondo è un artiglio che viene da sotto il letto e cerca di catturarti. Nello specifico a me è il gatto che cerca di catturarmi con l'artiglio, però questo qui resta il mio incubo da piccola, diciamo. Ne ho messe due versioni, per cui se vi sembra troppo complicato potete fare quella. Vabbè, forse non arriverò in fondo al video. C'è una versione solo con l'occhio e non senza l'artiglio, perché come vedete l'artiglio ha un pochino di pezzetti per fargli le unghie. Per cui se preferite, dentro al PDF trovate sia questo modello che quello solamente con l'occhio. E mi sta un po' distraendo la cosa qua a fianco. È facile, è veloce e si possono usare delle belle stoffe divertenti per fare la coperta. Chiudo prima che lui se lo mangi. Vi saluto, ci vediamo presto. Ciao ciao!